Noi siamo estremamente preoccupati perché il decreto Sblocca Italia arrogherebbe tutto al governo centrale, tutto l'aspetto legato alla possibilità di trivellare, appunto, quindi darebbe pieni poteri nel momento in cui le regioni non si esprimono entro il 31 dicembre, ma non solo rispetto alle trivelle. Noi stasera chiederemo ai sindaci, a tutti i comuni di fare pressione sulla Regione Campania affinché chieda l'incostituzionalità, così come ha fatto la Regione Lombardia, che proprio sulla questione degli inceneritori ha impugnato il decreto richiedendo l'incostituzionalità. L'altra regione invece che pure l'ha impugnato è l'Abruzzo. Quindi noi stasera iniziamo questo percorso prima che il decreto si trasformi in legge e quindi poi a quel punto non ci sarebbe più nulla da fare. Ecco, Legambiente ha anche detto praticamente che questo decreto va a favore di certe lobby, quindi va a incentivare appunto i grandi poteri, mentre invece i cittadini e i territori sono quelli che vengono veramente martoriati. Ha perfettamente ragione, perché noi siamo consapevoli di questo fatto. Sono più di 2 anni e se guardiamo indietro da più di 17 anni che questo territorio cerca di ostacolare le compagnie petrolifere che sono qui per estrarre un petrolio di pessima qualità con delle royalty da fame e senza regole. Basterebbe innalzare le royalty e mettendo delle regole certe, perché poi le multinazionali andrebbero via. Ma trivellare in queste zone, in Basilicata, qui nel Vallo di Diano, io credo che ci sia una certezza. Da contaminazione di tutte le matrici ambientali. Le attività petrolifere notoriamente sono attività fortemente impattanti. Nella vicina Basilicata abbiamo oltre, questo lo dice la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti nel 2000, oltre 400 siti inquinati dalle attività di trasporto, estrazione e coltivazione di idrocarburi. Vogliamo correre lo stesso rischio anche qui in zona Parco Nazionale, dove c'è un patrimonio dal punto di vista paesaggistico, ambientale, prezioso e da salvaguardare? Io ci rifletterei con attenzione. Il Comune di Buonabitacolo è assolutamente contrario, diciamo, alle trivellazioni, e credo che poi tutto il Vallo di Diano sia contrario a questa cosa, almeno già tempo fa si è espresso contro queste trivellazioni, già da tempo anzi si è espresso contro queste trivellazioni, quindi mi sembra giusto ribadire ancora una volta questa posizione. Ripeto, il Comune di Buonabitacolo è assolutamente contro e tra l'altro sta facendo una battaglia per difendere, insomma, l'ambiente, il territorio, quindi mi sembra doveroso farla anche per quanto riguarda le trivellazioni.